voglio cominciare con un tema che ha scatenato in questa settimana tante polemiche, che riguarda il gioco d'azzardo, che riguarda le slot machine. In legge di stabilità, che ancora non c'è, non è stata ancora scritta definitivamente, ma sembrava che fossero aumentate queste slot machine. Capiremo bene quale sarà la versione finale, però un fatto resta che gioco d'azzardo c'è, lo Stato attinge dal gioco d'azzardo, diciamo, per rinforzare, rimpolpare le casse dello Stato, e quelli che giocano d'azzardo spesso vedono la loro vita distrutta, no? Allora le voglio far ascoltare Marco Baldini, che credo che lei conosca, che è stato intervistato da Luca Bertazzoni. Ascoltiamo questa intervista. Se dici mezza Roma mi cerca, mezza mi gira le spalle. Sì, è vero. Per quel, vedi, perché il male del nostro secolo sono i soldi. Tu puoi essere un drogato e la gente ti accetta. Puoi essere un rapinatore uscito dalla galera e la gente ti accetta. Se tu hai fatto disastri con i soldi, la gente ti evita come se fossi un appestato, perché la cosa peggiore che puoi fare in questo periodo è toccare i soldi alla gente. Ho iniziato in maniera più banale possibile, pensando che fosse un modo per arricchirsi, cioè nella maniera più stupida. Cioè eri giovane, eri arrivato. Ero giovane, si paventava un successo, ma volevo già arrivare a una certa condizione economica provando delle scorciatoie. E a che giocavi? Guarda, il mio gioco sono sempre stati i cavalli. Casinò non mi sono mai avvicinato più di tanto. Il gioco delle carte era abbastanza bravino. Perdita più grande? In una botta sola, dici? Sì. Furono 50 milioni all'ippodromo di San Siro. Quanto hai perso in tutto? 5 milioni di euro dal 2002 al 2011. Tu hai smesso nel 2009 di giocare, sì, no? Però ho letto che hai detto non ne sono mai uscito. No, perché è uno status mentale. Purtroppo quando entri in questo tunnel ti rimane comunque sempre latente un legame con il gioco e una speranza molto nascosta dentro il tuo inconscio che comunque puoi svoltare. E dunque magari non ti giochi più le grosse cifre, però per esempio la schedina del Superenalotto la fai. Cioè rimani giocatore nell'anima, insomma. Rimani giocatore nell'anima, sì. Quando ci cadi dentro rimani giocatore nell'anima. Tu avevi tutto, no? Guadagnavi più di 2 miliardi l'anno. Il problema è che non lo sapevo. Ti accorgi di avere tutto quando lo perdi. Il giocatore fa questo errore, non si rende conto di avere tutto. È una malattia mentale, se così si può chiamare, una distorsione della psiche totale, cioè ti offusca veramente. Io mi accorgevo di quanto valevano le 100.000 lire quando poi andavo a fare la spesa e non li avevo. Quando li avevo non ci davo peso. E ora come campi? Mi sveglio alle 5 e mezza la mattina, perché in quelle due ore in cui non ho le telefonate, non ho, diciamo, non mi si accende la situazione drammatica, ho un po' la parvenza di fare una vita normale. Ricevi 150 telefonate al giorno? Quello prima, adesso un po' meno. Siamo sulle 50-60. Ho solo persone che mi chiedono, qualcuno in maniera più tranquilla, qualcuno in maniera un po' più disperata, quando potrò onorare i miei debiti. Gli ultimi tre anni sono stati drammatici. Ho dovuto fare cose che prima non facevo, come ad esempio andare a fare dei lavori per i 300 e 400 euro, che sono delle signore cifre, però te ne rendi conto adesso, non prima. Se prima snobbavo di guadagnare 1000 euro, adesso se c'è un lavoro dove guadagno in un giorno 300 euro, ci vado e ringrazio il nostro Signore che ancora qualcuno me li dà. L'errore più grosso mio è stata la paura, che mi ha portato anche a giocare. Paura di essere scoperto, paura di non palesarmi, paura di chiedere aiuto quando avrei dovuto chiederlo. Paura di essere additato come un appestato, paura di non riuscire a far fronte ai miei impegni, paura di dire alle persone al quale dovevo i soldi non li ho, ma chiudermi in una sala e provare a giocarmeli e a vincerli. Ho letto che hai provato a suicidarti. Sì, un paio d'anni fa all'incirca. Ho girato per 4 ore per trovare un posto isolato, perché non volevo mi trovassero. Ho sistemato il tubo e mentre stavo mettendo lo scotch, il nastro isolante da pacchi, io mi ero comprato tutto, c'è sbucato un tizio che a questo punto, dico, l'ha mandato la Divina Provvidenza, che mi ha pestato perché mi voleva rapinare. Se vedi la follia, uno magari si sta per ammazzare, fatti menare e poi ti ammazzi. Lì ti viene proprio a galla lo spirito di sopravvivenza. Ti viene fuori e ti difendi. Allora, quando c'è questa scintilla, ti rendi conto magari ad ammazzarsi c'è sempre tempo.
Ministro Lorenzin, Giorgia Meloni, che è stata con noi, ha detto sarebbe, insomma, le ha fatto un appello, ha fatto proprio un appello al Ministro della Salute Lorenzin, dicendo pensare di continuare a fare cassa con il gioco d'azzardo significa guadagnare oggi dei soldi facili ma pagare domani dei costi sociali altissimi. Effettivamente c'è un'ipocrisia, una contraddizione, no? È una contraddizione che c'è in tutti gli stati, diciamo, del mondo liberale in cui si permette di fare delle cose che creano un danno alla salute. Il gioco crea dipendenza, lo crea il fumo, nello stesso modo noi facciamo campagne contro il fumo perché è la prima causa di morte, eppure il fumo si può vendere. E cosa si può fare? Io parlo da Ministro della Salute, io sono contrario al gioco d'azzardo, quindi parto da questo principio. Penso che dobbiamo fare azione fortissima di recupero per persone come Baldini che denunciano la propria dipendenza, la propria sofferenza. Questa è una dipendenza, è come la droga, da cui uscire non si potrebbe è dire difficile. È come la droga, cioè non si potrebbe scrivere fuori dalle giochi d'azzardo, gioco d'azzardo provoca povertà, provoca miseria. Con la Meloni è una bella idea questa, e vediamo come no? cavalcarla. Però nel frattempo abbiamo inserito il gioco d'azzardo, la ludopatia tra i LEA, quindi adesso verrà curata come una vera propria malattia. E quanto ci costa oggi pagare e curare la ludopatia al Servizio Sanitario Nazionale? Al momento sono 50 milioni, ma in realtà se noi andiamo a vedere di euro, se noi andiamo a vedere il costo sociale è molto 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 più alto. Certo. E poi abbiamo istituito un osservatorio sulle ludopatie, questo osservatorio deve proprio vigilare sulla prevenzione anche per quanto riguarda i minori, cioè evitare che ci siano comportamenti, pubblicità, azioni che possono incentivare l'avvicinarsi al gioco dei ragazzi e dei minori. Comunque deve essere una bella rottura di scatole, no? Per il Ministro della Salute, che comunque deve controllare anche questi costi, sapere che il governo comunque, la ragion di governo mantiene in piedi ciò che nuoce alla salute. In uno Stato ci sono tante cose che si tengono insieme, però l'importante, la cosa principale è informare le persone. Io penso che valga un'intervista come questa, che viene vista da milioni di persone, vale tantissimo, ma allora ci dovrebbe essere tutti i giorni un'azione molto forte, soprattutto, guardi, se lei vede lo strato sociale dei giocatori, moltissime donne. Donne sole, giovanissimi, è una situazione molto allarmante che crea poi problemi per tutta la vita, per un lungo periodo.